Secondo la ricostruzione che vediamo nel docufilm, dopo l'azione di Via Fani, il primo covo dove verrà tenuto Moro è a Via Massimi, poco lontano da Via Fani. Poi, nel corso dei 55 giorni, Moro e l'EBR, insomma, andranno un po' in giro per tutto il Lazio e cambierà 5-6 volte questa prigione di Moro fino all'epilogo finale nel quartiere, nel ghetto ebraico. Ecco, che cosa vuol dire questo girare vorticosamente di Moro con i suoi prigionieri e che senso ha nel racconto della storia? Sì, il fatto che la prima presenza di Moro sia nel palazzo dello Ioro in via Massimi 91 oramai lo dice anche la commissione Moro 2, quindi se lo dicono loro, insomma, possiamo cominciare ad averlo come punto fisso. Nel nostro film, probabilmente per la prima volta nella storia, mostriamo le immagini del luogo esattamente dove una verandina che adesso è coperta con dei vetri offuscati, dove presumibilmente Moro potrebbe essere stato tenuto. Ma per poco tempo, perché dopo 3 giorni, come dicevamo, tutti sanno, lo Stato sa, i servizi sanno dove è Moro, e quindi comincia, secondo diverse testimonianze, quella che è un monitoraggio da parte dei servizi, sia della vittima che dei carnefici, dei custodi delle Brigate Rosse, le quali, strette da una progressiva morsa a tenaglia, cioè da una così strategia che pian piano viene guidata da oltreoceano dall'uomo di Kissinger, cioè da Steve Pieczniak, sono costretti a muoversi perché sentono il fiato sul collo, capiscono che sono monitorati dai servizi. E quindi noi semplicemente anche qui non abbiamo dato voce alla versione ufficiale, non abbiamo mai fatto un confronto. La versione ufficiale dice questo, noi diciamo questo. No, i riscontri sono talmente tanti che basta presentare i riscontri, per esempio, sulla villa di Polghetti, sull'operazione di Cossiga di liberazione, tentativo di liberazione, che identificano quel posto come posto dove Moro fosse in quel momento, che automaticamente via Montalcini viene esclusa. Quando tu hai la sabbia di Moro, la sabbia di Fregene e Focene sulla giacca, sui calzini, eccetera, eccetera, quando tu hai residui di vegetali sotto le suole delle scarpe, sulle ruote della Renault 4 che portano a Pallo Laziale, a quel tipo di vegetazione, eccetera, eccetera. Quando tu hai la presenza testimoniata inequivocabile di Moro in via Gradoli, in via Gradoli, che era zona di appartamenti dei servizi segreti, adesso è una zona completamente degradata, insomma, ma una volta era zona di servizi. E noi abbiamo testimonianze, noi citiamo nel film l'intervista di Tina Anselmi, la quale dice Moro era in via Gradoli, e a domanda chi lo sapeva, la famiglia sapeva, Tina Anselmi dice una frase che farebbe cadere 18 governi da qui all'eternità. Cioè, sappiamo tutto e sappiamo tutti. È chiaro che dopo una frase del genere, virgolettato di Tina Anselmi, l'unica possibilità che ha lo Stato per non autoprocessarsi è tenere questo film e l'inchiesta più in sordina possibile, perché è una dichiarazione non opponibile. Accanto a questa ci sono poi le dichiarazioni dell'onorevole signorile di Monsignor Fabio Fabbri, i quali in qualche modo avvalorano la ricostruzione di Paolo. Quindi noi da questo sappiamo che Moro compie una vera e propria via crucis, accompagnato e custodito dalle Brigate Rosse, fino ad arrivare a tornare a Roma, in un appartamento in zona ghetto ebraico. Ci sono per esempio residui di stoffa sotto le scarpe di Moro, che possono dar l'idea di un deposito di stoffe, sempre in quella zona, che tra l'altro è vicinissima a via Caetani, per cui non hanno dovuto compiere chissà quale tragitto,
uccidendo Moro in un garage, per cui ci sono anche lì riscontri fortissimi, addirittura del capo della polizia a Parisi, che parla di Licio Gelli, della P2, che parla di questo garage in via del Governo Vecchio. Lì avviene l'uccisione improvvisa e poi il corpo verrà portato in via Caetani. Quindi è una vera e propria via crucis di un uomo, Aldo Moro, avvertito da Kissinger anni prima, ma fin anche il giorno prima, che si stava preparando qualcosa per lui e che procede in quel percorso che è stata poi la sua condanna di indipendenza nella linea politica italiana, cosa che l'Italia non aveva allora e non ha tutt'oggi.